Come ogni anno erano partiti per una spedizione umanitaria per l'Etiopia, terra di guerre e di carestie. Grazie ai voli organizzati da Dino Dio referente dell'Associazione Marco Zaganelli, il loro obiettivo dal 2002 è sempre stato sia quello di raccogliere medicine, vestiario e materiali vari, sia di reperire fondi offerti dai benefattori che vengono poi utilizzati per la costruzione di pozzi e di asili per aiutare e sostenere i bambini e le loro famiglie. Dopo essersi dati appuntamento in via Vivaglia a Salerno, Lazzaro di Fano hanno parcheggiato lungo la stessa via adiacente allo stadio Mancini e sono partiti col pulmino il 31 gennaio scorso durante la loro assenza però il venerdì successivo è stata emessa un'ordinanza di divieto di sosta proprio in quella zona in occasione della partita dell'Alma Juventus Fano disputata contro la San Benedettese l'auto di uno di coloro che erano all'estero è stata portata via dal carro attrezzi e nessuno ha voluto sentir ragioni è la prima volta che viene emessa questa Un'ordinanza, io ho più di 30 anni, io dall'80 che abito qui anche quanti il fanno, giocavo in C1, mai vista una cosa così, mai vista una cosa così. Toglievano solamente i bidoni dell'immondizia. questo, Invece questa volta, pur essendo andati dal, dal, dal comandante dei Vigili a dirgli. Che eh, la mancanza, il fatto di aver lasciato la macchina lì non è stata una cosa voluta, ma eh, lasciata per questo volo umanitario dimostrato, non c'è stato niente da fare. E, e questo mi dispiace perché di fronte a gente che eh, si dimostra umana eh, ci, ci si spetterebbe anche dall'altra parte un po' di umanità, cosa che invece non è stata fatta non è stato dimostrato dal, dal comandante dei Vigili. Questo dispiace tantissimo. Sua moglie è stata avvertita? Sì, mia moglie è stata avvertita nella mattinata che eh, c'era questa ordinanza e quindi la macchina doveva essere spostata, ma mia moglie non guidando e eh, quindi non sapendo neanche dove erano le chiavi della macchina, io sendo via, ha detto guarda io non, non posso fare niente. Va bene, allora noi preleviamo la vettura. Alla sera della domenica si è dovuta recare al comando dei vigili urbani, pagare 135 euro. Di eh, prelevamento, il costo del prelevamento, nonostante lei avesse detto: Guardi, che mio marito è fuori da una settimana e torna la settimana dopo per un volo umanitario. Sono andati in missione in Etiopia, quindi non poteva né leggere l'ordinanza né prelevare la macchina, non c'è stato niente da fare, ha dovuto pagare i 135 euro. Poi si è recata a Laci con un amico. Per prelevare la vettura e lì poi ha dovuto pagare il giorno dopo altri 28 euro di multa per non aver seguito l'ordinanza. E quindi mi sono ritrovato con una donazione extra al Comune, e avrei preferito lasciargli a padre Bernardo per gli aiuti ai ragazzi dell'Etiopia, e invece mi sono ritrovato questa, questa cosa da pagare.